Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Mountains of Madness, un gioco che costa 17,99€ su Steam e fa parte di una saga, la saga dei Chronicle of Innsmouth. Questa è un'avventura grafica in un periodo in cui questo è un genere che non tira più tanto quanto una volta. Può essere interessante, soprattutto perché vabbè, è tradotto in italiano ed è riprodotto in una grafica 640x480, volutamente, perché poi è estesa ai monitor moderni. È senz'altro una bella non novità, insomma, però una cosa, una volta fare qualcosa di diverso, ho deciso di portarvelo. Il gioco, diciamo, non è il primo di questa saga, appunto, ma è uscito Chronicle of Innsmouth, ambientato 10 anni dopo questo, quindi questo è una sorta di prequel. E se il gioco dovesse piacervi e vi piacciono le avventure grafiche un po' con lo stile vecchio anni 90 o anche prima, un po' tipo i primissimi Monkey Island, sappiate che esiste il bundle che costa 26,99€ e comprende entrambi i giochi. Ovviamente questa è una serie che è basata, ispirata, ma diciamo soprattutto basata sugli racconti di H.P. Lovecraft, perché nel corso del gioco ho scoperto che è possibile, oltre ad interpretare il nostro protagonista, interpretare anche Lovecraft stesso. Ma andiamo ad avviare una nuova partita. La logica di questi giochi è darvi soddisfazione nel risolvere i vari enigmi, magari perdendoci anche dei giorni, cosa che ormai non si fa più con le soluzioni in internet, però vediamo. Professore, c'è una cosa che deve assolutamente vedere. Vediamo un attimo. Calmati, raccontami tutto per filo e per segno. Abbiamo trovato un'entrata into the mountain. Sì, visualizziamo il tutorial. Seleziona un'opzione di dialogo. Alcune scelte ne aprono altre. Chiedi più cose possibili. Investigare ti porterà a far luce sui misteri che ti circondano. Un ingresso nella montagna? Yes, professor. Exactly where the findings we discovered indicated. Incredibly, we were able to decipher the coordinates. It was not easy, I can tell you. Siamo nel 1921, insomma, quindi i mezzi erano quelli che erano. Precisely on the northeast side of the cliff. Unfortunately, it is covered by a thick layer of ice, probably formed over centuries, if not millennia. Inlays are visible. Their shapes are not natural. We are facing an... La forma non è naturale. When was this discovered? Yesterday morning, professor. The radio was unusable from there due to the... La radio è inutilizzabile, che tempi che erano. Quindi lui si è messo in viaggio. Tra l'altro potete attivare dalle impostazioni anche i caratteri un po' più old style, un po' più pixelosi, ma diciamo che non lo faremo. Chiediamo più cose possibili, quindi facciamo un riassunto della scoperta. Abbiamo trovato un'apertura sul fianco dell'altura, ingresso ghiacciato, ma non è naturale come formazione. L'aria non funziona per via dello strano campo magnetico presente in zona. Così sono partito immediatamente per avvertirlo. Ok, perfetto, partiamo subito. Prepare for immediate departure. Certainly, professor. I'll get the sleds ready. And Johnson? Yes, professor. Pack dynamite. Lots of dynamite. As good as done. Bene. I'm beside myself with excitement. The work of a lifetime. Could it be one of those legendary... Che sia una di quelle civiltà leggendarie come Atlantide o Mu? Speculation is pointless. I cannot wait to admire it firsthand. Vediamo. Partiamo con le slitte e andiamo a vedere di che cosa si tratta. Questo può essere un bel gioco da giocarsi la sera, magari per rilassarsi un po', per far andare un pochino la mente. Anche se, come ho già detto, ne escono sempre meno, purtroppo, e sono sempre più... sempre meno apprezzate dal pubblico di oggi. Abbiamo pronta la dinamite. A lei l'onore. E magari anche un pelo più indietro. In questo remoto posto, all'edge del mondo,
with me to guide you, have made the most sensational discovery ever recorded in the annals of history. Conoscendo un po' Lovecraft, questo libererà un demone per tutto il mondo, ipotizzo. This will be spoken of for eons to come, and it will radically change everything we thought we knew forever. Professor, everything you requested is ready. Thank you, Danforth. Ok, scegli dove dirigerti selezionando un punto sullo schermo. Possiamo camminare, vedete, fin lì. Ma direi che... Benissimo. Selezionando la cassa con il tasto destro del mouse potrai osservarla, con il tasto sinistro invece compierai l'azione predefinita. Prova entrambe le azioni. Ok, prendiamo questo. Ah, qua, cassa. Contiene l'innesco delle cariche, così la esaminiamo. Ok, col tasto sinistro la apriamo. Si è creato uno strato di ghiaccio che non permette di alzare il coperchio. Sì, vabbè. Fortunatamente c'è un piede di porco, quindi andiamo a vedere. Prendi il piede di porco, ce lo metti nell'inventario. Sì, 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 ma io sono un cultore di questi generi. Possiamo anche combinarli. Raccogli e usa il piede di porco sulla cassa. Molto interessante. Allora, prendo il piede di porco, lo uso sulla cassa e la apriamo. Dentro c'è il necessario per l'innesco. Non resta che raccoglierli e montare la carica. Dai. Hai raccolto due oggetti, prova a combinarli. Va bene. Abbiamo questo, la chiave a T e la base. Prendo questo, lo piazzo lì. Ora non resta che far brillare la dinamite. Sì, ultima cosa. Premendo la rotellina del mouse o tab evidenzierai tutti i punti cliccabili a schermo. Provalo subito. Tasto del mouse, il tab non funziona e il tasto del mouse, ok. Con il simbolo di Cthulhu, vabbè. Detonatore, dai, andiamo, facciamolo esplodere. Ah, ho bisogno dell'innesco, quindi devo mettere questo nel detonatore. Ok, vado. Stay back. Andiamo a controllare. Atwood, Danforth, Dyer. Organize the equipment. Organizzate l'equipaggiamento, radunate gli uomini, legate i cani e seguitemi. Li ha chiamati un po' così, in modo un po' enfatico. Chi non ha mai giocato a The Dig, oltre ai Monkey Island, a Gabriel Knight, o ipotizzo, un gioco che è piaciuto magari probabilmente solo a me, The Watchmaker, bellissimi. Le avventure grafiche sono quelle che mi hanno dato più emozione. Questo è un prologo perché in teoria noi dovremmo essere un investigatore. God, what's in these frozen alcoves? Come see, gentlemen, within this ice lie organic forms. Forme organiche diverse da qualunque cosa abbiamo mai visto. Incredibile, che scoperta sensazionale. E non hanno una forma molto promettente, a dire la verità, eh. Non sarà facile perforare quello strato di ghiaccio. Not at all, Dyer. Professor. Yes, Atwood. Do you know Pavodi from... Conosce Pavodi del Dipartimento di Ingegneria? È al lavoro su un nuovo tipo di trivella che farebbe proprio il caso nostro. Vero, tutto il campus ne parlava prima di partire. Dobbiamo tornare al campo per contattare l'università. Ok. There's something stuck in the ice. Help me get it out. This could be worth a fortune. You know that everything recovered from an excavation must be handed over to the... Ogni cosa che... What if I told you that I know someone who will buy... Iniziano a fare già sciacallaggio qua. Dicono che tutto del professore, quello che si trova, ma in realtà dicono: ma questo qui so già chi venderlo, faccio i due soldi. Però intanto c'è qualcosa che non va in questa grotta, eh. Ho visto dei tentacoli muoversi.
Il naturale silenzio privo di vita, solo il rumore del mare. Lon non sentiva altro da giorni. Non provava dolore, ma non riusciva ad alzarsi, poteva solo strisciare. Almeno ora riusciva a farlo, si sentiva leggermente più in forze. Lon è l'investigatore. Per andare dove? Questo era il problema. Come avrebbe fatto a fuggire da quella maledetta cittadina? Innsmouth. Siamo stati feriti. E questa è un'ambientazione lovecraftiana. Sono ancora vivo. Sviluppato dagli Psychodev. Scritto e ideato da Umberto Parisi. Gioco italiano. Musica molto bella, devo dire. Anche gli effetti che abbiamo sentito prima non erano assolutamente male. Giampaolo Greco. Tra l'altro si presterebbe magari anche una live, eh? Perché no? Perché no? Bene. Da dove iniziare? Non è facile descrivere le cose che ho visto. Quindi facciamo un passo indietro. C'è una frase che mi ha colpito molto. L'ho letta in una di quelle raccolte di racconti fantastici che tanto vanno di moda oggi. L'autore dice qualcosa riguardo il mare di ignoranza in cui viviamo, ed ha ragione. Come vorrei affondare in quel mare? Continuare la mia vita come nulla fosse. Magari sarei potuto morire felice, o quantomeno sereno. Ma sto divagando. Tutto iniziò con una chiamata di un certo Armitage della Miskatonic University di Arkham. Il fratello era scomparso e tutte le tracce portavano ad una sperduta cittadina marittima, Innsmouth. Sì, ho trovato il fratello di Armitage. Peccato fosse già morto, e di morte violenta. Era incatenato nei meandri di alcune cavità sotto la cittadina. A fargli compagnia incontrare un suo amico, pastore, ancora vivo. Mi raccontò una storia molto fantasiosa. Una tiara capace di svegliare creature immonde oltre ogni immaginazione. Cos'è un vaso di Pandora? Alla fine gli credetti. Recuperai l'infame oggetto. Una strana creatura informe, impossibile da descriversi, ci attaccò. Lui riuscì a scappare. Io non fui così fortunato. Eppure sono qui che parlo con voi. Ed è da qui che voglio raccontarvi la mia storia. Ok, non è che siamo proprio messi benissimo. Ok, la mano funziona. Quella strana creatura mi ha preso. Poi non ricordo più nulla. Devo scappare da questa maledetta città. L'importante è che sia ancora tutto intero. Questa sigaretta mi disgusta. Che in tutto questo ci sia un risvolto positivo, quindi una sorta di rinascita. In ogni caso non so nuotare. E lì dentro non ci torno neanche morto. Vediamo un attimo. Pezzo di legno. Sembra che nel legno proveniente da una cassa distrutta. Conoscendo l'attività locale, probabilmente lanciato in mare di fretta per sfuggire a qualche controllo. Mi sta venendo una mezza idea su come arrivare dall'altra parte. Non ci arrivo. Sono sempre molto rinunciatari in questi giochi, eh. Ok, abbiamo preso l'asse di legno. Posso prendere anche l'altro? Non posso portarne due. Vabbè, usiamo l'asse di legno con l'altro trucco. Ok.
Non posso portarne due. Ora posso prenderlo, sembra abbastanza robusto. Farei meglio ad accumularli verso la riva. Allora li metto qua. Ah, devo metterlo più di là allora. No, però non riesco a capire. Vediamo un po'. Premendo il tasto del mouse possiamo esaminare le varie cose. Pianta resistente. Ho le mani impegnate. E mi piacerebbe tanto metterlo via questo. Caverna, non entriamo in caverna. Riva, ok, dobbiamo metterlo sulla riva. Ok, riva. Mi era sfuggita questa cosa. Prendi anche questo e piazzalo sulla riva pure lui. Vediamo un po'. Pezzo di legno. Ok, adesso prendiamo la pianta resistente e la usiamo come corda. Sì, questo è banale come inizio, nel senso che non è nulla di cervellotico e quindi mi va benissimo. Non sono sicuro che basti farmi galleggiare. Vediamo un po' se abbiamo altro. Questo è sempre una sorta di spoiler perché... Questi? Ah, ma me li prende. Mettiamoli sulla catasta allora. Ok, adesso è giusto. Ok, va bene. Ok, bello, abbiamo fatto il tappetino galleggiante. Eccoci in fondo a destra che stiamo circonnavigando il faro. E arriviamo a Innsmouth. C'è un non so che sì di oscuro nella... Comunque siamo arrivati. Anche Full Throttle mi è piaciuto tantissimo ai tempi. E questo? Shush. Don't make the slightest sound, please. Rest at ease. You're lucky. Sei stato fortunato ad aver incontrato me. E gli altri mi sembrano zombie. I just want to get out of here. To the northeast. A nord-est troverai una vecchia ferrovia abbandonata che porta fuori città. Ah, non so che anche di Dagon il film. Con la città tutta strana, con tutta gente losca. Tieni giù la testa. Grazie. Ok, vuole una bottiglia di whisky per esibitarsi. A proposito, avete il whisky per il buon Zadok? Ce li sta distraendo. Non so. Ci ha coperto. Volete che vada a raccontare al tipo che lavora in drogheria qualcuno dei vostri segreti? Non sembrano stare proprio benissimo in questa città, eh? Devo fare in fretta. Quindi, vediamo un po'. Cioè, qua siamo in basso, dobbiamo evitare di farci beccare. Quindi andiamo. La grafica, per quanto sia in 640x480, non è male. Diceva nord-est, quindi andiamo di qua. Stazione. Doppio clic non ci fa correre, stiamo già correndo per conto nostro. Vi ha già defilato nel terrore. Vabbè, non ce l'ho fatta leggere. È riuscito a tornare a casa, la sua Arkham.
voi sapete cosa ho visto di là. Non riusciva però a togliersi di dosso un senso di inquietudine. Cioè, abbiamo fatto l'indagine, abbiamo rischiato di morire, siamo improvvisamente sopravvissuti e siamo nuovamente a casa, tutto fatto brandelli. Abbiamo portato la pelle a casa, sì. E questo è il nostro ufficio. Ho bisogno di riposare e di cambiarmi. Ok. Underling number 7, report. Sottoposto numero 7, rapporto. Che succede? Master. I hear you have some news of interest for me. Hai detto di avere notizie interessanti, sì signore. Purtroppo in Marsh non sono riuscito a tenere al sicuro la tiara per il prossimo rituale. Non ci si può fidare di quei maledetti uomini pesce. Anche questa tipica razza lovecraftiana. Proviamo rimedio alla cosa. Continua. Un nostro affiliato a Innsmouth ha notato qualcosa di sconcertante. Un investigatore privato attaccato alla terribile creatura. Dalla terribile creatura che viveva nei cunicoli ed è sopravvissuto. Nessuno è mai sopravvissuto ad uno Shoggoth. Indagate più a fondo. E qui fa salire un pochino ancora il mistero, perché quel tizio che ci ha coperti alla fine ci ha venduti a questi tizi qua. E adesso dobbiamo avvertire Armitage che ci aveva incaricato. Sì, glielo diremo al telefono. Forse le sue fonti possono fare qualcosa al riguardo. Può essere che sia davvero pericoloso, chi può dirlo a questo punto? Sì. Va bene, dai, chiama. Armitage? Lone, you're back. Finally. I've been waiting on news from you for weeks. I was beside myself with worry. Weeks? Yes. 33 days. 33 giorni che è stato via. You found my brother. I'd rather talk about it in person. When can I meet you at Miskatonic? Immediately. I'll see you shortly then. Ok. E ora dobbiamo andare a parlare al nostro cliente di come è andata la prova, di come è andata la missione, insomma, l'incarico che ci ha dato di trovare il fratello. E in sintesi, il fratello l'abbiamo trovato, come abbiamo detto, legato, morto con un altro tizio che è un amico che ha fregato tutto e se n'è andato. Quindi questo è quanto. Ci sono un sacco di cose da guardare, volendo. Non mi va. Sedie. Ok, qua abbiamo un calendario. Perché dovrei stappare? Essere rimasto svenuto per tantissimo tempo, perché probabilmente il calendario del mese scorso. E questa è la città iniziale. Manlio. E ci sono tutti gli elementi di una tipica avventura grafica, quindi la città, la possibilità di andare a parlare con la gente, muoversi all'interno della città. Questa città è già un po' più bella dell'altra. E possiamo andare dove abbiamo l'appuntamento. C'è l'università, c'è lo studio di Lon. E cos'è che c'era? Beh, non so adesso dove era lui, però andiamo all'università. A sto punto non c'è nient'altro di cliccabile. Si va all'università. Studente, giardiniere, e poi si, ecco Miskatonic, si entra nell'università, e quindi dove ci sarà il nostro tizio, il nostro datore di lavoro con cui dovremo parlare. Si accomodi, Armitage l'aspetta. Ora, ragazzi, io interrompo qui perché vi ho, credo di avervi provocato già abbastanza hype. E quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa avventura punta e clicca italiana. L'avevo già da parecchio tempo, ma ho atteso per poterla portare. Sicuramente un gioco dedicato a uno, gli amanti delle vecchie avventure grafiche,
gli amanti di Lovecraft e un mix dei due, insomma. Sembra già anche piuttosto intrigante con queste scene, magari fatte con una regia davvero, davvero buona. La musica è ottima e soprattutto dicevo della regia, perché il fatto che mi abbiano inquadrato questi incappucciati che sanno di me, che sono sopravvissuto, noi non lo sappiamo il perché, insomma, hanno sempre delle trame piuttosto intriganti le avventure grafiche, e quindi vi rimando, insomma, eventualmente a un'altra live. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.